Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Qui ragazzi siamo in piena stagione estiva, cercherò di fare in questo periodo delle ricette molto veloci e anche fresche adatte per questa stagione. Andiamo subito a prepararla insieme. Prendiamo 250 g di pomodorini ciliegia e tagliamo quelli più grossi in 4 parti, quelli più piccoli è sufficiente tagliarli a metà. Aggiungiamo dell'origano secco, del sale, del peperoncino, del pepe. Del basilico fresco e un po' di prezzemolo, olio extravergine di oliva, mescoliamo i pomodorini e li teniamo a parte. Tagliamo a fette una zucchina. Teniamo a parte le zucchine e mettiamo una pentola d'acqua a bollire. Quando l'acqua bolle, saliamo e cuociamo 200 g di pasta. Potete usare la pasta che preferite. L'importante è che la cuociate seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione. Mentre la pasta cuoce, in una padella mettiamo olio extravergine di oliva, pepe e sale, del basilico fresco e quando l'olio si è scaldato, cuociamo le zucchine. Mescolatele abbastanza spesso a fiamma vivace e cuocetele fino a quando saranno dorate. Ora che le zucchine sono cotte, spegnete il fuoco, togliete le zucchine dalla padella. A questo punto la pasta sarà sicuramente cotta, la versate nella padella, vi ricordo, a fuoco spento, aggiungete i pomodorini, mescolate bene e lasciate raffreddare la pasta circa 10 minuti. Togliete il prezzemolo, soprattutto il prezzemolo, perché tende a diventare amaro. Aggiungiamo le nostre zucchine saltate in padella, qualche pezzetto di mozzarella, basilico fresco, un giro di olio extravergine di oliva e il nostro piatto di pasta fredda con zucchine è pronto. Enjoy! Siccome il piatto di oggi l'ho preparato a casa di mio fratello, ci siamo magnato senza pensare che dovevo fare il video dell'assaggio. Quindi vi ricordo solo che trovate maggiori informazioni in descrizione, provate anche voi, fatemi sapere se vi è piaciuto, vi aspetto sempre qui con una nuova ricetta. Ciao e buon appetito!